Oh, bentornati sul canale del Pellicano con un nuovo episodio del torneo del Pellicano su Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3 moddato e con il doppiaggio in italiano. Prima di cominciare vi chiedo gentilmente di lasciare un like di supporto a questo video e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. In questo modo supporterete sia questa serie che il canale intero. Ma detto questo, andiamo a vedere insieme quali saranno le squadre che si affronteranno oggi. Allora, per la squadra rossa, il primo componente è... Pui Pui. Ok. L'avevamo già capitato, mi sa, qualche volta, vero? Se non sbaglio. Mi sa tra nei primissimi episodi. Se non il primo. Il secondo personaggio che gli fa compagnia è Tao Pai Pai. Mi sa che questi erano capitati insieme, se non sbaglio. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ragazzi, se vi ricordate in quale episodio erano capitati questi due personaggi insieme, nella stessa squadra poi, tra l'altro. Vediamo, il terzo personaggio di questa squadra è Darbula. Ok, quindi a parte Tao Pai Pai, qui stiamo facendo la saga di Majin Buu. Poi ancora Zamasu. Invece si va da tutt'altra direzione, si passa da Dragon Ball Super. E l'ultimo personaggio della squadra rossa è... Ok, la prima volta che capita una fusione in una squadra, in questo torneo. Figo. Quindi, essendo capitato una fusione, diciamo che se capita un altro... Ecco, se capita Gogeta, lo possiamo lasciare nella squadra blu. Se capita uno fra Goku e Vegeta, va bene lo stesso. Quindi nel caso delle fusioni possiamo fare in questo modo. Allora, vediamo. No, Darbula subito un'altra volta. Questo non è mai capitato, adesso vuole giocare in entrambe le squadre. Ok. Goku Ultra Istinto Finale è il primo personaggio che va a fare... che va a comporre la squadra blu. Poi qua ogni volta... ogni tanto mi si perde il random. Poi abbiamo Vegeta Scimmione. Ok. E poi ancora... Oh, e porca miseria. Jiren. Ok, forse anche questa volta la squadra blu sembra essere improntata sempre... Ok, un pochino si è riequilibrata adesso con il genio delle tartarughe o il maestro Muten, insomma. Poi i personaggi di Dragon Ball hanno 200.000 nomi a volte. Whis, che non era ancora mai capitato fino adesso. Ok, la squadra blu è un po' troppo OP, secondo me. Però, sicuramente se la giocano più dell'altra volta. Che lo scorso episodio è stato un dominio intero della squadra blu. Ma detto questo, ragazzi, noi abbiamo visto quali sono i componenti delle due squadre. Quindi andiamo direttamente allo scontro finale. Ti consiglierei di non provare a ostacolarci, o il tuo unico risultato sarebbe di perdere la tua stessa vita. Guarda chi glielo sta di... Pronti a cominciare? Non hai proprio idea di chi hai davanti. Attenzione qui, subito l'attacco di Goku Ultra Istinto che immagino vorrà dominare questo incontro. Tra l'altro siamo nella mappa dove si svolge il torneo di Cell, quindi è perfetto per questo format, direi. Via! Poi adesso Goku Ultra Istinto Finale in questa mod c'ha questa specie di super Kamehameha che spara dalla bocca. Via! O forse non dalla bocca, ma tipo la crea non più dalle mani, ma con il pensiero davanti agli occhi. Una cosa del genere. Attenzione qui, riesce a colpirlo. Questa volta Goku bravissimo qui a spostarsi. Che se ne va? Se ne va e lascia il posto a Tao Pai Pai. Vediamo come se la cava lui con Goku, che nel frattempo si è caricato al massimo. Che fanno qui? Stavano a dare capocciate. Cioè, Tao Pai Pai parte fortissimo. Non si è stato la sparata quell'onda lì. Bravo anche qui, bravissimo, anzi ad evitare l'attacco di Goku all'ultimo. Qui Goku però
gli fa questo attacco che è praticamente umiliante. Vedrai che non ci metterò molto meno di quanto immagini. Che oh, se sta a sentire male da papai. Goku qui si è abbastanza stancato di questi personaggi qui che non hanno neanche minimamente la possibilità di potersi confrontare con lui. Quindi per adesso Goku Ultra Istinto ha mandato praticamente in fin di vita due personaggi. Ancora non ne ha sconfitto neanche uno, perché si pare che si ritirano. Attenzione qui Goku con la vecchia Kamamea, questo attacco finale di Goku Ultra Istinto, ragazzi, io non lo augurerei a nessuno. Energetica! Mamma mia, l'ha spento completamente, oh. Ma completamente. E arriva Darkula. Quindi intanto la squadra blu passa in vantaggio, come era anche un po' prevedibile, diciamo. Arrivo. Mamma mia Goku, che mossa che gli ha fatto. Mamma mia, che è devastante con Ultra Istinto, che comunque non ha più la vita al massimo, ma comunque di attacchi ne ha subiti anche lui. Però sta devastando gli avversari, ragazzi, cioè, potrebbe vincere da solo se continua così. Li potrebbe sconfiggere tutti, anche se c'è Zamasu dopo, eccolo. Anche Darkula si ritira, lascia il posto a Zamasu. Eppure Zamasu comunque ce le sta a prendere. E manco poco. Ecco Ultra Istinto, ragazzi, quando capita, qualunque squadra sia, è devastante. È proprio la risorsa in più per la squadra di cui fa parte. Anche qui pure Zamasu sta, cioè è incredibile, ragazzi, è incredibile, sta facendo tutto lui. Mamma mia, anche l'attacco finale pure Zamasu, mi sa che lo sconfigge direttamente, eh. Eh sì, Goku devastante, ragazzi, li sta... o scappano o vengono sconfitti. Adesso vediamo contro Veget o Vegeku. Insomma, pure lui hanno dato 200.000 nomi diversi. È inutile. Pure lui, cioè, è incredibile, raga, è incredibile. Forse un po' di danno lo riesce a subire qui Goku Ultra Istinto. Secondo me qui vince Veget. Ah, attenzione però, Goku sorprende tutti, lascia il posto a Jiren, capirai, di bene in meglio per la squadra rossa. Non vedeva proprio l'ora che arrivasse Jiren. Infatti qui Veget se la sta passando già a maluccio con la vita. Jiren poi c'ha le combo che sono velocissime. E qui colpisce anche in pieno con questo attacco. E addirittura ha vinto. E ha vinto Jiren. Ritorna Darkula con due barre di vita praticamente. Non credo che sarà un problema per Jiren. Io poi lascerei il posto al genio delle tartarughe per concludere in bellezza l'incontro. Non so voi che cosa ne pensate. Vediamo, vediamo. Non so che cosa ne pensa Jiren. Magari... adesso magari sconfigge Darkula, poi per il prossimo avversario, che mi ricordo aveva pochissima vita, ci potrebbe pensare il caro Muten. Qui Jiren proprio senza problemi, si sta pure divertendo con Darkula. Non sembra voler attaccare troppo Jiren. È vero che si è caricato al massimo adesso e potrebbe fare da un momento all'altro un attacco devastante.
basta. Per te. L'ho fatto esplodere praticamente. Sono io il tuo avversario. E torna lui, l'ultimo componente della squadra rossa. E potrebbe verificarsi la stessa cosa che è successa nello scorso episodio, quindi che la squadra blu vince senza perdere alcun membro della squadra. Sarebbe abbastanza clamoroso due volte di fila, Diciamo che la squadra blu sta prendendo il sopravvento. È anche più fortunata perché gli capitano sempre i personaggi più forti di Dragon Ball Super, quindi per forza di cose la situazione è un po' squilibrata già in partenza. E niente, qui Jiren penso che... Ah no, non ha fatto troppo danno per quella mossa. Una combo di 12 colpi che ha fatto 1120 di danno. Molto strana questa cosa. Ci sta andando piano Jiren. Forse veramente vuole lasciare... No, non vuole lasciare al genio delle tartarughe l'onore, perché a quanto pare si sta cercando proprio di spegnere anche l'ultimo membro della squadra rossa. Se ne è qui con l'orgoglio, ma non è possibile. A Jiren basta soffiargli addosso e ecco. Wow, squadra blu ancora una volta dominante. È vero che ha fatto quasi tutto Goku Ultra Istinto, perché ne ha eliminati praticamente tre, mi pare. Tre e mezzo. Quando le squadre sono squilibrate, così tanto squilibrate, forse un vantaggio in partenza c'è, effettivamente. Nonostante abbiamo visto nei primissimi episodi di questa serie che la squadra sulla carta poi più debole, alla fine va a vincerla, e vincerla anche bene. Quindi, niente, io non darei mai niente per scontato nel torneo del Pellicano. E io direi che anche per questo episodio possiamo concludere qui, quindi io vi ringrazio, come sempre, di aver seguito il video fino a questo punto, e come sempre vi invito a lasciare un like, un commento, e se ancora non lo siete iscrivetevi al canale, attivando anche la campanella delle notifiche, in modo da non perdervi nessuno dei prossimi contenuti in arrivo. Inoltre qui sotto in descrizione trovate il link alla mia pagina di Instant Gaming, dove potete comprare i vostri giochi preferiti ai migliori prezzi possibili, sia per PC che per console. Detto questo, noi ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento qua dal Pellicano, e ciao ciao.